Salve, ci presentiamo. Siamo i mitici ragazzi della quinta del Presso Ragnola dell'ISC Centro di San Benedetto del Tronto. Mitici perché, direte voi? Ma perché siamo belli, bravi e molto simpatici. È un po' inusuale che parlino i ragazzi negli incontri di Open Day, cioè nelle presentazioni delle scuole che si vorrebbe far frequentare i propri figli. Abbiamo pensato invece che sarebbe stato meglio se a presentare le scuole fossero proprio i ragazzi e i bambini, piuttosto che gli insegnanti. Meglio che ne parliamo noi, che siamo tutti i giorni sui banchi, che viviamo tante ore in questo ambiente, dove impariamo, cresciamo e diventiamo grandi. E ora seguiteci, vi presentiamo il nostro plesso. È un piccolo edificio nel cuore del quartiere Ragnola, circondato da un parchetto e da enormi tigli che ci mostrano il passare delle stagioni. Si trova proprio in mezzo alle case e sembra esso stesso un'abitazione, una casa. Si accede alla scuola dal cancello principale. Nel piccolo cortile c'è il nostro orto giardino verticale e in cassetta, che ora è un po' spoglio. Si sa, è inverno, ma in primavera piantiamo, annaffiamo e lo rendiamo un trionfo di colore. Qui c'è un albero un po' strano, il nostro riciclabile, che decoriamo con materiali di riciclo in base alle stagioni e ricorrenze. Ora è ancora tutto natalizio. All'interno la scuola è accogliente e colorata, piena di decori e molto carina. Le aule destinate ai bambini sono 6, anch'esse ordinate e piene di luce, grazie a grandi vetrate. Le tende azzurre trasmettono un clima rilassante e tranquillo, ed in primavera, attraverso le finestre, entrano addirittura i rami dei tigli e il canto degli uccellini. Abbiamo a disposizione computer in ogni classe, una LIM e un'aula di informatica. La palestra è abbastanza grande per accogliere tutte le attrezzature necessarie e per scatenarci in giochi di gruppo e divertirci tutti insieme. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho visto. Come si capisce, la scuola non è molto grande, ma le nostre maestre riescono ad utilizzare tutti gli spazi per allestire laboratori manipolativo espressivo, scientifici, di musica e di informatica, avendo a disposizione anche 15 postazioni portatili. Vogliamo parlarvi della nostra giornata tipo. Arriviamo a scuola con il pulmino o con i genitori. Ingresso ore 8:25. Non ci si deve alzare all'alba, ma guai a chi fa ritardo. 8:30 tutti in classe, seduti e pronti per lavorare con impegno e attenzione fino alla ricreazione. Quando suona la campanella siamo affamati. Stiamo con i nostri compagni, chiacchieriamo e ridiamo, come se non ci vedessimo da anni. Ma il tempo non ci basta mai e presto la ricreazione finisce. Si riprende a lavorare fino alle 12:55 e quando ci prepariamo ad uscire alle 13. Usciamo in fila incontro ai nostri genitori che ci aspettano fuori. Saliamo sul pulmino che ci porta a casa. Quali sono le attività che preferiamo? Domanda inutile.
Ci piacciono i laboratori, attività motoria, musica, informatica. Sembrano attività ricreative, ma sono conoscenze importanti e interessanti. Le maestre, neanche a dirlo, severe quando occorre, sono brave e competenti, tanto da farci piacere ed amare anche tutte le altre materie più impegnative. Infatti, inseriscono nei nostri percorsi progetti interessanti e davvero entusiasmanti che ci permettono di ampliare con modalità giocose e laboratoriali le cose da sapere. Ci piacciono molto i progetti di EcoSchool, quelli di storia locale e di lingue. Partecipiamo anche a molti concorsi e spesso risultiamo vincitori. Il nostro orario scolastico non prevede rientri pomeridiani, ma il progetto Oltre la scuola, pomeriggio insieme, ci permette di partecipare volontariamente al laboratorio di lingua inglese con madrelingua, lingua tedesca e francese, perché andrà alla scuola media. Inoltre facciamo musica, coding, scacchi e iniziative nuove ogni anno. Insomma, in questa piccola scuola, piccola ma non vecchia e cadente, anzi è sicura, è dotata dalle norme di sicurezza, antincendi e terremoti. Anche la bidella ci chiama per nome e per noi è quasi una seconda mamma. Questo aspetto è un valore aggiunto che fa della nostra realtà una grande risorsa educativa. Insomma, avete capito che siamo molto contenti della nostra scuola. Ci teniamo e vogliamo che resti qui per sempre, in mezzo alla poca campagna rimasta e alla natura. Vi ringraziamo della vostra attenzione e arrivederci. Un saluto ai bambini della vita! Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirti...